te le vuoi rischiare tutte oggi, o frontali, laterali. E là. Che? O il là? Fammi una intro, dato che non ho fatto una intro. Allora ragazzi, innanzitutto iscrivetevi al mio canale. Aspetta, dicevi? Iscrivetevi. Sei già troppo lungo e palloso. Via con la sigla. Ringraziando il buon Ezio per la pessima intro, ma comunque iscrivetevi al suo canale perché ci tiene tanto. Benvenuti nuovamente sul Gargano. Oggi testiamo per la prima volta sul serio queste Mitas Sport Plus EV che mi sono state gentilmente inviate da Mitas per fare un po' da cavia. In rete si trovano pochi pareri e quindi le andiamo a testare nelle curve strette e asfaltate quasi sempre bene del Gargano. Ok, benissimo, iniziano le curve. Sono un po' intimorito. No, no, voglio stare dietro oggi. Comunque per ora la cosa che noto è sicuramente, rispetto alle gomme che ho testato, un feeling molto morbido, però un anteriore poco preciso al momento, ma secondo me perché ho sbagliato le pressioni. Infatti oltre a seguire, cioè in realtà la curva la segue bene, più che altro tende un pochino a sbacchettare, ma vabbè, la MT è già una moto che questo vizio purtroppo ce l'ha di suo. Con l'M7 si era un po' corretto, con queste diciamo che si torna un po' ai livelli dell'S20, S21. Mamma mia, però questi brecciolini fanno un po' paura. La cosa buona è che in curva comunque il posteriore sembra dare un buon appoggio. E qua c'è sempre sta c***o di buca, però c'è da dire che in frenata la moto è abbastanza composta, certo con tutti gli aiuti del caso. E inizia ora la salita per Monte Sant'Angelo, dove forse qualche fiducia in più le gomme ce la daranno. Comunque queste Mitas Sport Force Plus EV, l'ho controllato prima, iniziano a trovarsi in rete sui 180 euro. Chiaramente a coppia, quindi un prezzo forse non così conveniente come il modello base, ma pur sempre un prezzo di tutto rispetto. Ciao! Comunque ecco la 92, tra la 92 e il Gargano ormai. Ok, il Gargano è più vicino, però è balordo ragazzi. La 92 è molto più onesta, pur non essendo del tutto manco lei, eh. Qui ci sono delle curve difficili, bisogna conoscerle a memoria, altrimenti non si può andare alla cieca, fidatevi. Però guardatela qua, la Silicon Valley della Puglia. Ai 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 ai, centrata in pieno Ezio. Ed eccoci qua. Dolci tipici, ad aver le borse ne avrei preso qualcuno, vi dico la verità. Oh, quella ha lasciato l'MT accesa, se ti va a prendere la nuova 09. Sì, la accesa veramente. Si è dimenticato che qua siamo a Foggia. Infatti, è passato di mente. Va bene, abbandoniamo anche Monte Sant'Angelo. Comunque qui ogni volta, come avete visto, c'è tanta gente che si ferma. Ma soprattutto pare ci sia campionato Superbike italiano, perché sempre pieno di gente che con i 1000 sportivi si fa le migliori penne. E poi ci sono anche i KTMisti, un gruppo di KTMisti tutti insieme. Guardate che bullo, guardatelo il bullo della situazione. È ufficiale, si scende da Monte Sant'Angelo, un tratto di strada su cui un minimo si può ragionare finalmente. Queste sono le strade che piacciono a me. Lente con parsimonia. Pattinatina?
Anche Vito, vedo. Poi là, Ezio, mocca a te. Siete un po' pazzi voi per i miei gusti, però vabbè, facciamocelo andare bene lo stesso. Ed Ezio si ingarella? Guardate che spettacolo come al solito là davanti. Orsù, siamo arrivati, dai. Mamma mia, che ritmo. Al limite dell'incivile. Là là, brecciolino in piena curva, attenzione. Che? Ezio è uno sprinter, noi siamo dei diesel. Volevo dire a un campione che qualche video fa mi ha scritto che dovrei entrare molto più forte in curva. Ragazzi, capisco benissimo che voi facciate realisticamente della strada una pista, ma come vi ho sempre detto, qua guardate quanta gente c'è. Ci sono camion, ci sono persone, ci sono altre moto. Perché mai dovrei illudermi di essere da solo in una serie di circostanze in cui invece evidentemente solo non sono? E fidatevi che comunque il ritmo che teniamo in questo momento non è un ritmo turistico, quindi già forse siamo oltre le caratteristiche della strada. E due, anche quello che poi permettono moto come la mia, che non sono delle sportive. Striscia bianca. Vedete il discorso del margine che facevo prima? Se la prendevate tutta impostata col ginocchio a terra quella curva, vi giocavate il ginocchio nella migliore delle ipotesi. E poi, per dire, ormai questo è il video dei consigli, è il video del fermone. Sì, magari è il video del fermone, chiamatelo un po' come volete. Oggi è domenica. Ecco, se potete non andate in moto la domenica. Lo so che domenica, sabato non fa molta differenza, forse sabato già meglio che domenica, ma venerdì, giovedì, lunedì, martedì sarebbero, anche mercoledì non è che si offende, sarebbero i giorni migliori per andare in moto. Perché? Perché c'è poco traffico, ragazzi, il traffico in strada c'è, che vi piaccia o no. Poi la domenica, di sti tempi, estate, tutti felici della gita fuori porta, tutti imbriachi, succedono i misfatti. Ecco perché ci si lascia un margine. No, l'entrata di curva devi arrivare più forte e pinzare all'ultimo. Ma andate a cagare. Poi vi dirò di più, sapete qual è la mia più grande paura in strada? Brecciolino, olio, queste cose qua. Arrivare più tardi e pinzare con tutta la forza che hai nei polsi, le hai mai messe in considerazione? Secondo me no. E questo fenomeno addirittura mi diceva: ah, una 09 SP per te è sprecata, dovresti iniziare con una 400, fare un po' di pratica, oppure anche con uno scooter, per te una moto è sprecata. Forse parla per esperienza diretta, magari ha uno scooter, Le nocciole qui sono un po' schiacciate e sofferenti. Vabbè, comunque in realtà, ragazzi, per tirare un po' le somme su queste Mitas Sport Force Plus EV, l'unico momento in cui veramente mi hanno dato un segno forte di incertezza è stato su quella striscia appena dipinta, su quella riga centrale appena dipinta. E ero un po' in piega, un po' aperto. Tra l'altro non è neanche entrato il traction, quindi tutto sommato forse è il traction a 2 sta, quindi forse non era neanche questa grossa scivolata. Comunque il posteriore non ha perso di aderenza, però è da registrare. Per il resto il feeling all'anteriore è stato sempre ok, il posteriore è perfetto, nessun, cioè proprio il posteriore non ho niente da dire, ma zero proprio. Questi arrivano come i matti, senza guanti, anche lui senza guanti, ma con lo zaino. Ocho my friends, ocho my friends. Ecco, ti è piaciuta la frenata tosta, amico hater?
Voglio proprio testare quella riga. Ma forse non era solo colpa sua, magari c'era anche l'asfalto non proprio tenuto bene. Che ventatina fresca. Bella, che cazzo, dai. Cioè proprio completamente contromano il povero Ezio va rischiando anche spesso per non colpa sua. Te le vuoi rischiare tutte oggi, o frontali, laterali. Non lo so che sta succedendo. Il solito saluto a Gargano, che oggi ha dei colori particolarmente desaturi, ma non per questo brutti. Quindi per il video dedicato a queste prime impressioni con le Mitas Sport Force Plus è tutto. Chiaramente ragazzi seguiranno ulteriori approfondimenti, perché le gomme sono ancora all'inizio della loro vita, quindi le valuteremo bene nel consumo dopo tanti chilometri, con un uso magari anche più spinto e uno più turistico. No! Acqua! No! 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 Un caricone d'acqua! No! No, bene, mettiamo mappa viva, fan bagno! No! E allora vedete ragazzi, abbiamo anche la prova acqua! No! Ma che significa? Pure l'acqua! E vabbè, ragazzi, quando c'è l'acqua, queste gomme bisogna trattarle veramente con tanta tanta attenzione, perché non sono gomme pensate per andare con l'acqua. Mannaggia che sfiga. E ovviamente chi ha il traforato a cui ha giusto tolto la parte impermeabile? Indovinate? Ecco, tipo in questi frangenti è ovvio e scontato che chiedere come vanno le Mitas a me è una cavolata, perché cosa vi dovrei dire? Che io qua non spingo, come non sto facendo, però sta scaricando bene, porca paletta! No, non è possibile, cazzarola! Uffa, no, dobbiamo staccare ragazzi, mi spiace. Qua tocca staccare perché la sta buttando giù a meraviglia. Ciao! Piove, mi tocca salutarvi, ci rivediamo ad un prossimo video.